ed ora poi vengo, padre mio, a chiederle un permesso. Da parecchio tempo sento in me un bisogno, cioè di offrirmi al Signore vittima per i poveri peccatori e per le anime purganti. Questo desiderio è andato crescendo sempre più nel mio cuore, tanto che ora è divenuto, sarei per dire, una forte passione. L'ho fatta, è vero, più volte questa offerta al Signore, scongiurandolo a voler versare sopra di me i castighi che sono preparati sopra i peccatori e delle anime purganti, anche centuplicandoli su di me, purché converta e salvi i peccatori ed ammetta presto in paradiso le anime del purgatorio. Ma ora vorrei fargliela al Signore questa offerta con la sua obbedienza. A me pare che lo voglia proprio Gesù. Sono sicuro che ella non troverà difficoltà alcuna nell'accordarmi questo permesso. Mi benedico, Padre, e preghi anche per me il suo Frappio. Pace e bene a tutti. Tante volte nella vita perdiamo tempo a domandarci: ma chi sono io? Tu puoi domandarti chi sei e passare tutta la vita a cercare di rispondere, ma domandati: per chi sono io? Le parole non sono mie, ma sono di Papa Francesco. E penso che questo interrogativo di Papa Francesco, che ha accompagnato tante catechesi degli ultimi anni, sia la migliore attualizzazione di quella che chiamiamo l'offerta vittimale di Padre Pio, che è stata descritta molto bene nella lettera che abbiamo ascoltato. Il linguaggio del tempo, offrirsi vittima, lasciare che la vittima sia immolata, e la stessa parola vittima, certamente sono piuttosto lontane dal nostro retroterra culturale e religioso. E noi cercheremo di comprenderli proprio alla luce della domanda che ci ha fatto Papa Francesco: ma per chi sono io? Padre Pio non lo dice espressamente, ma quel giovane frate che è a Pietrelcina, colpito da una misteriosa malattia e si offre vittima, è come se si fosse domandato: ma per chi sono io? La pedagogia del tempo voleva suscitare buoni sentimenti negli adolescenti e ispirare i migliori propositi anche attraverso i temi che gli insegnanti assegnavano ai loro discepoli. Nei quaderni del piccolo Francesco Forgione troviamo titoli come «Chi troppo la tira la spezza», «Descrivere il tugurio di un mendico» oppure «Chi beneficio fa, beneficio aspetti». Nel tema «Se fossi re» vuole migliorare i territori che amministra con monumenti, strade, circhi e biblioteche. Nel tema delle nozze e in quello della festa patronale racconta i particolari delle tradizioni paesane, quasi scolpendoli nel tempo con i loro colori e sentimenti. Il re viene descritto nella sua magnificenza e prodigalità nei confronti della nazione. I suoi sogni sono quelli di un pastorello che diventa frate, ma anche quello del soldato che parte per servire la patria. Francesco Forgione risponde alla domanda «per chi sono io?» immaginando un re prodigo, disponibile, aperto alle domande di ciascuno. Saranno questi i sentimenti che lo porteranno a un confronto duro nei primi mesi della sua vita di novizio, il confronto con quel crocifisso che è il punto di riferimento della vita di Francesco e che lui per primo si è domandato: per chi sono io? E la sua risposta è stata la croce. Per chi sono io? Si domanda il giovane novizio Frappio. E la risposta è: sei per quel Gesù che vedi sulla croce. E questa la risposta che gli dà Francesco di Assisi.
mi sentii piombare in questa sidura prigione e sentii tutto il fragore della porta di questa prigione che mi si rinchiudeva dietro. Mi sentii stretto da durissimi ceppi e mi sentii subito venir meno alla vita. Da San Francesco Padre Pio impara la compassione per Cristo. Con gli anni sposa la missione di Cristo e vuole compatire con Lui per gli uomini. Nell'epistolario si offre ben 8 volte vittima per diverse intenzioni. In una lettera narra di essersi offerto vittima per la fine della Prima Guerra Mondiale e subito dopo si sente rinchiudere in una prigione. Esteriormente nessuno si accorse di nulla, ma quel giovane sacerdote si sentì respinto da Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Era diventato il compagno di Gesù sulla croce. Il programma c'era già tutto. Padre Pio passava da un Gesù che dava senso alla sua vita a un Gesù che accoglieva la sua vita come dono e la collegava al suo dono, a quello totale del Calvario. C'era già allora la consapevolezza del rischio e della totalità, ma Padre Pio non sapeva e nessuno per lui aveva scritto il come. Con gli anni Padre Pio comprenderà che quel dono non sarà morire per i fratelli, ma dare la sua vita restando qui, su questa terra, continuando fino alla fine a camminare accanto a loro. Domandati per chi sono, ha detto il Papa. Padre Pio ci risponde, io sono per voi. E abbraccia una croce fatta di sofferenze fisiche, incomprensioni, anche di un desiderio mai appagato completamente, fino alla morte, di unirsi a Gesù. Racconta padre Costantino Capobianco che nel 1931, dopo che era stata comunicata a Padre Pio la notizia della sua segregazione, si ritirò in camera a piangere. Padre Agostino non sapeva come consolarlo e per spronarlo o quasi per sfidarlo, a un certo punto gli disse «Piuccio, sta a te, decidi, scendi dalla croce». E lui d'impeto «Questo mai». Gesù, quando vuol darmi a conoscere che mi ama, mi dà a gustare della sua passione le piaghe, le spine, le angosce. Quando vuol farmi godere, mi riempie il cuore di quello spirito che è tutto fuoco, mi parla delle sue delizie. Ma quando vuole essere dilettato lui, mi parla dei suoi dolori, mi invita, con voce insieme di preghiere e di comando, ad apporre il mio corpo per alleggerirgli le pene. Attualizzare l'offerta vittimale di Padre Pio, questa parola anche abbiamo detto un po' impegnativa, significa scontrarsi con la parola vittima, che nel nostro tempo è usata in tanti modi. Vittime sono le persone che subiscono la violenza delle mafie, vittime sono i commercianti costretti a pagare il pizzo, sono le donne che subiscono violenza tra le mura domestiche, i bambini sfruttati dai pedofili. Vittime sono coloro che devono attraversare il mare o il deserto per fuggire alla crudeltà dei loro governanti. Vittime sono le ragazze rapite da una scuola della Nigeria. Cosa vuol dire offrirsi vittima se non avere la capacità
di rompere il silenzio e l'indifferenza per queste cose, la capacità di prendere coscienza e denunciare. Offrirsi vittima è avere la capacità di rinunciare a lamentarci continuamente per quello che ci manca, per le restrizioni, per i disagi che vengono dalla pandemia. Offrirsi vittima è donare agli altri le proprie difficoltà, il proprio vuoto. Offrirsi vittima è celebrare la morte di noi stessi, delle ambizioni, dell'orgoglio, delle rivendicazioni sugli altri e della voglia di rivincita, per dare spazio a quella carità che tutto sopporta, tutto perdona, tutto comprende, tutto ama. E noi ci vedremo sabato prossimo. Pace e bene a tutti.